Ed eccoci qui al momento più atteso del fantacalcio, la scelta degli attaccanti, dei nostri bomber, di coloro che ci garantiranno il numero di bonus, di gol e di assist per provare a far vincere noi fantallenatori questo bellissimo gioco qual è il fantacalcio. Allora io ti chiedo, se non sei ancora iscritto, di iscriverti al mio canale, attivare anche la campanellina perché ti arriverà tutto in automatico, per te è gratis, non ti costa nulla, per me è molto molto importante vedere il tuo supporto, la tua collaborazione e la tua partecipazione quotidianamente sul mio canale, e dimmi anche qui sotto nei commenti se le mie strategie e i miei video ti sono utili e dimmi la tua opinione su quello che pensi su questo bellissimo fanta, su questo bellissimo fanta sul canale di Burchiano, stagione 2020-2021. Allora ragazzi, gli attaccanti, i 6 slot per l'attacco. Allora, noi abbiamo ragionato su un discorso di stake su 500 fanta milioni, abbiamo detto di avere i portieri 8-10% di stake, la difesa il 25% circa, il centrocampo il 25-30% massimo. Quindi andando a spendere una somma massima di questi tre ruoli sul 55-60% circa, quindi avremo uno stake di 40-45% sui nostri 500 fanta milioni, quindi avremo massimo diciamo 220 crediti all'incirca, dai 210 ai 225 crediti grosso modo da spendere sul nostro attacco. Poi dipende anche da come funziona l'asta, però diciamo io dovrei essere orientato per i 210-220 crediti all'incirca. Sei attaccanti, come scegliere? Allora, sicuramente il primo attaccante da occupare, il primo slot, è un attaccante top, un attaccante che magari ti vai a prendere sui 130 crediti all'incirca, 130-140 crediti, poi dipende anche in base a quanto hanno speso i tuoi avversari, però un attaccante che magari mi viene il nome su questa asta qui, visto che è un fantacalcio a 8, sicuramente io avrò speso un po' più dei miei avversari su portiere, difesa e centrocampo, mi potrevo prendere quest'anno, visto che comunque ti potevi fare una scommessa, potevi puntare i tuoi 130-140 fantacrediti all'asta l'anno scorso se avevi un'intuizione buona su Immobile, Dzeko o Caputo, che hanno fatto molto molto bene. Quindi questo era il primo slot che andavo a occupare visto il budget che avevo disposizione. Il secondo attaccante che ti prendi è un attaccante sempre di medio alto livello. A quel punto, se sei riuscito magari a prenderti un Immobile sui 120-130 fantacrediti, ti puoi provare a prendere, come era il fantacalcio dell'anno scorso, un Mertens magari del Napoli, che è sicuramente un attaccante molto molto esperto e molto molto che ti fa molto molto bene nell'arco di una stagione. E come terzo slot ti puoi prendere, che spendi poco, il sostituto di Mertens, che anche lui così hai sempre un titolare. Poi come quarto slot mi vado a prendere un attaccante di medio-bassa classifica, per esempio quest'anno, visto che il Benevento e il Crotone sono venuti su in Serie A, e puoi prendere una scommessa, ad esempio puoi prenderti la Padula. La Padula al Benevento sicuramente secondo me farà una buona stagione. E ecco qui che la Padula non fece manco un gol, ragazzi, il prossimo anno no. A parte scherzi, un attaccante del genere. Poi ti puoi prendere sicuramente come quinto slot un attaccante che ti faccia un numero di dai 7 ai 12, 13 reti a stagione, ad esempio quest'anno sicuramente, visto che l'Inter avrà tanta alternativa lì davanti, avrà tante competizioni, ti puoi prendere un Sanchez che è un attaccante che come quinto slot ci va sicuramente sicuramente bene. E poi come sesto slot, ragazzi, come sesto slot a questo punto faccio un ragionamento visto che c'hai un attaccante top, due attaccanti di una squadra tra le prime posizioni, due attaccanti, quindi il quarto e il quinto slot, come abbiamo detto, di media bassa classifica, o un sostituto di un top player qualora quel giocatore in quella stagione faccia male. Ad esempio, se un giocatore di fantacalcio, un tuo concorrente, ha preso Lukaku,
che magari in quel determinato periodo non è in forma e magari ti va meglio in Champions quell'annata, e tu ti prendi magari un Sanchez che è in grande spolvero, te lo prendi a meno crediti, che però poi acquisisce magari la titolarità oppure entra a partita in corso e ti fa sempre bene, magari ti fa una 10-15 gol, l'hai preso come quinto slot, l'hai preso a poco, è sicuramente un colpo goffo, un'intuizione di calciomercato all'interno del fantacalcio. Intendiamola così, perché è un po' l'asta del fantacalcio, è un po' ogni fantallenatore fa il suo mercato all'interno del fantacalcio. Poi il sesto attaccante, ti puoi prendere un attaccante ad esempio che quest'anno poteva aver fatto, giocava sempre, era un Petagna della Spalla, ecco, un attaccante con queste caratteristiche, magari ti tira anche i rigori e ti fa sicuramente comodo. Quindi state attenti agli attaccanti che prendete e che perdete, perché prendono gli altri fanta allenatori, però state attenti a quando perdete un attaccante che avete fatto l'asta, che magari lo prende lui, lo prende a tanti crediti, a tanti fantamilioni, ha speso tanto, quindi per l'attaccante successivo non può dire la sua, che magari te hai un numero maggiore di fantacrediti. Quindi state attenti a questo, ragazzi, state attenti a quanto spendono i vostri avversari. Cercate di prendere questa tipologia di attaccanti che vi ho detto. E quest'anno, tenendo conto che voglio fare una rosa molto molto equilibrata, tenterò di prendere tutti attaccanti che comunque i 3-4 attaccanti titolari delle squadre, e il quinto e il sesto che comunque sono uno dei due subentrerà a un attaccante top e uno di una squadra piccola, ad esempio delle ultime 4-5 squadre che magari metti come nella tua testa come classifica finale di del fantacalcio. State attenti anche ai rigoristi, a coloro che tirano i rigori, perché è molto molto importante, perché colui che tira i rigori avrà sicuramente alla fine dell'anno un punteggio più alto di gol rispetto a chi non li tira, no? Ad esempio mi viene in mente un Ronaldo, che comunque è tiratore di rigori, alla fine di una stagione ha sempre fatto tanti gol sul rigore, e questo sicuramente può essere una cosa in più per il vostro fantacalcio. Quindi state attenti alle scelte totali della vostra rosa sul fanta. Tenete conto sempre del budget che spendete voi, che spendono i vostri avversari, e tentate di prendere più giocatori titolari possibile, o magari il terzo attaccante se una squadra gioca a due punte, prendete sempre il terzo attaccante che è pronto a subentrare, come può essere Sanchez nell'Inter. Questa è un po' la mia idea sull'attacco, spero di aver fatto passare il concetto del fanta allenatore, il fanta con Burke, il fanta allenatore, qual è Burke, vedremo la mia rosa quale sarà, porterò sempre più video, in questo momento voglio migliorare anche un po' sull'editing sul canale, quindi rimanete qui, aggiornatevi sempre sui video sul fantacalcio, perché è veramente un bellissimo gioco questo che facciamo tutti insieme. Io vorrò sempre migliorare di più il canale, ragazzi, anche con programmi di editing, grafiche e quant'altro, però vi chiedo il vostro supporto, la vostra iscrizione, perché per me è molto molto importante. Quindi qui sui primi 4 video del fantacalcio con Burki è tutto, abbiamo parlato di portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti, spero di avervi reso qual è la mia idea di fantacalcio. Rimanete sul canale perché ci saranno sempre nuovi aggiornamenti anche qui sul discorso fantacalcio, che lo vivrai con Burki sul mio canale. Io vi ringrazio e vi ricordo il 6 settembre ore 15 sul canale di Fantagol facciamo l'asta del fantacalcio su YouTube Italia. Qui su YouTube Italia, ragazzi, ci divertiremo un sacco tutti insieme, dovete essere presenti tutti lì il 6 settembre a Faboggia sul canale di Fantagol. Io vi ringrazio e shabalala a tutti, ragazzi, buona giornata, ciao a tutti.